sbagliato sia in attacco che in difesa. Poi al secondo tempo abbiamo provato a reagire, però era troppo tardi. Hai preso anche un bel gol, credo sia il terzo. Come potevi fare? No, ho sbagliato io. Tutto il mondo sbagliato io. Il secondo tempo avevo reagito, sì, più o meno. Abbiamo andato attaccando di più, però stavo già fatto 3-0, non me ne avevo fatto niente. Grazie Giorgio, grazie Andrea, in bocca al lupo a voi per il calcio 5 in futuro, ci vediamo alle prossime partite. Ciao. Ed ora passiamo alla squadra del Caos Futsal. È qua con noi Alessandro che intervista il proprio compagno di squadra, Jacopo. Jacopo, com'è stata questa partita? È stata una partita, direi, dove ci siamo comportati bene, abbiamo sfruttato le occasioni al meglio e alla fine siamo riusciti a portarla a casa. Cosa ci racconti di questa bella esperienza? Sono stati 3 giorni bellissimi dove siamo cresciuti come gruppo e come persone, perché siamo riusciti comunque a consolidarci in campo ma anche fuori. Penso che sono esperienze da sicuramente significative che ci rimarranno impresse per sempre, perché se andare insomma tra le migliori d'Italia è sempre un successo. E i risultati forse non sono stati a nostro favore, però ci siamo impegnati e questo è importante. Grazie Alessandro, grazie Jacopo, passate pure il microfono a Roberto. Ed ora siamo con Roberto, anche a lui chiediamo un commento su questi 3 giorni. Beh, è stata un'esperienza sicuramente positiva. L'obiettivo era quello di far vivere a questi ragazzi, in tutte le categorie, l'esperienza di una fase finale nazionale. La fase finale nazionale che quest'anno abbiamo raggiunto con tutte le categorie giovanili, comprese poi successivamente dal 14 al 15 giugno con i Pulcini a Coverciano, e per noi è stata un'enorme soddisfazione, perché questo vuol dire che il movimento nella nostra società a Ferrara sta crescendo. È chiaro che siamo ancora indietro rispetto a tante altre realtà, però stiamo dimostrando che siamo l'unica società che investe sul settore giovanile in tutte le categorie. E non è frutto casuale di una singola squadra, una singola categoria il risultato. Adesso bisogna fare queste esperienze future, oltre a questa, per migliorare sempre quelli che sono poi i risultati, perché l'obiettivo della società rimangono sicuramente i risultati, però la formazione di giovani calciatori italiani che un domani possono giocare in Serie A. Ok, un grazie a Roberto ed ora salutiamo tutta la squadra del Caos Futsal. Ciao Caos! Ciao!